È stato veramente dura, abbiamo avuto paura tutti. Mare mosso, vento e una bandiera rossa che sventolava sulla spiaggia di Torrette a Fano. Questi segnali non sono stati sufficienti a un papà e a due bambine di 7 o 8 anni per prestare attenzione né fare il bagno al mare ieri pomeriggio intorno alle 16.30. Infatti la corrente piano piano ha trascinato sempre più a largo il materassino su cui erano le due bimbe, fino al punto in cui non sono più riuscite a tornare verso riva. Oggi però questa brutta avventura la possono raccontare perché per fortuna ha avuto un lieto fine e questo grazie a 6 bagnini che hanno rischiato la propria vita per salvare i 3 turisti perugini. I loro nomi sono Cesare, Federico, Lorenzo, Stefano, Cristian e Fabio. Allora col Baywatch mi sono buttato subito in acqua, sono arrivato dopo gli scogli, ho preso la prima bambina e sono tornato a nuoto con la prima bambina. Successivamente sono tornato in mare e appena sono tornato in mare è arrivato in aiuto mio Federico Tombari, sono salito col suo pattino e siamo andati lontani a largo perché la corrente aveva portato il bambino e la bambina e il padre molto lontani. Eravamo quasi arrivati a prenderli ma il mare era troppo forte e un'onda ci ha spezzato il remo e quindi siamo rimasti incasinati. In nostro soccorso sono venuti Lorenzo e Stefano con un altro pattino. Ma nel frattempo noi avevamo preso diverse onde e ci siamo schiantati contro gli scogli. E questo è anche il risultato dei remi, fra l'altro. I remi rotti, sì. Questo qui si è rotto sullo scoglio, mentre l'altro si è rotto mentre remavamo al largo. Siete fortunati che alla fine la bambina siamo riusciti a trarla in salvo comunque, anche dopo lo schianto, siamo riusciti a buttarci e a prenderla, evitare che si scontrasse contro gli scogli. Il padre invece è finito contro gli scogli, si è fatto 2 graffi, ma anche lui è stato molto fortunato. Il salvataggio però non è finito così, perché 2 dei bagnini erano rimasti in acqua, a largo, sempre a causa delle forti correnti. Poi, con sangue freddo e con le poche forze rimaste, sono riusciti a mettersi in salvo. Sono arrivati a largo, hanno preso le correnti di ritorno che passavano sopra gli scogli, anche loro sono schiantati sopra gli scogli e si sono buttati. E Chris subito era lì pronto a prendere Stefano che era molto stanco e l'ha riportato subito a riva e tutto è finito bene. Quindi tutto a dimostrazione che comunque sono operazioni difficoltose che mettono in pericolo la vita non soltanto dei bagnanti ma anche la vostra. Sì, ci siamo trovati veramente in pericolo, le cose sono andate abbastanza storte. Però per fortuna siete riusciti a portare in salvo tutto. È andato tutto bene, proprio per fortuna. Alcuni di loro, così come l'uomo e le bambine, dopo il salvataggio, si sono recati al pronto soccorso del Santa Croce per alcuni accertamenti, ma lo spavento, forse, è rimasto il segno più evidente. Il nostro lavoro si compone di 3 fasi, ha specificato oggi l'altro bagnino, Fabio Battistelli, e sono prevenzione, assistenza e intervento. Ma spesso il segnale della bandiera rossa viene completamente ignorato. Infatti, non è un divieto assoluto di fare il bagno, ma di certo deve essere considerato un allarme per tutti i bagnanti. È vero che c'è stato il ripascimento dell'arenile, ma comunque è diventato un mare pericolosissimo. Proprio qua avete perso un collega. L'anno scorso siamo reduci da una triste eredità e quindi la scomparsa di un amico, un collega, Bigio Ricci, credo che in tanti lo ricorderanno. E si pensava di passare almeno quest'anno un'estate tranquilla visti i fatti dell'anno scorso, invece ricominciamo da capo con gente che non guarda le bandiere, non ascolta quando fischi che vanno in acqua e quindi c'è una, non dico un'anarchia, ma più o meno siamo lì. Inoltre c'è un altro problema che noi di Mare Dentro avevamo sottolineato ed era il fatto di mettere comunque una torretta di spiaggia libera in questa zona alla mia sinistra dove ci sono più di 200 metri di spiaggia libera e dove non c'è nessun controllo, cioè lo dovrei fare io, ma oltre alla mia spiaggia controllare anche tutti quei metri che per una persona sola mi sembrano eccessivi. Tra l'altro a chi poterci rivolgere, comunque non c'è nessuno che si è preso a cuore questo tipo di problema e andiamo incontro comunque ad un'estate dove episodi del genere come ieri di sicuro si riverificheranno.